Noi torniamo ancora in diretta, sono in compagnia, non sono da sola, ve l'avevo già detto, sono in compagnia del dottor Umberto Zanetti, primario ginecologo dell'Aurelia Hospital. Stiamo parlando di dieta in gravidanza. Allora, assolutamente da sfatare il mito che bisogna mangiare per due, perché non è assolutamente vero. Di che cosa si deve nutrire la donna in gravidanza? Cos'è che non deve mancare sulla sua tavola? Ma direi che non deve mancare niente, cioè nel senso che sono pochissimi gli alimenti che sono, diciamo, sconsigliati in gravidanza, e sempre in genere per un problema di diciamo così, di condizioni diverse, come può essere per esempio l'assenza, cioè di anticorpi contro il toxotest. In questo caso naturalmente sarà necessario evitare la carne cruda o la carne poco cotta, eccetera. Però in linea generale non c'è nessun alimento che non debba essere consumato. Certo, quello che è importante è non eccedere nel sale, anche se non va ridotto, diciamo, non c'è bisogno di fare delle diete assolutamente asodiche, iposodica, come le facciamo nei soggetti per esempio ipertesi. Quello che da un certo punto di vista è importante è che ci debba essere tutta la quantità totale di alimenti per gestire la crescita del bambino. Ricordiamo che le proteine sono essenzialmente sono formate da aminoacidi, che rappresentano un po' i mattoni attraverso cui il bambino poi costruisce il proprio corpo, tutti i tessuti, certo, certo. Per cui è assolutamente essenziale che ci sia questa alimentazione tendenzialmente leggermente iperproteica, ma che sia normocalorica, non vanno presi più calorie. Diverso è il caso dell'allattamento, in cui effettivamente c'è un dispendio di energie di almeno 200-300 calorie al giorno in più. Ma un soggetto normale, diciamo, in gravidanza porta avanti la sua gravidanza senza bisogno di eccessi alimentari. Ecco, ma per quanto riguarda l'allattamento, c'è bisogno di supplementazioni? Oppure, non so, la donna ce la fa da sola, oppure è vero che deve consumare più latte, più yogurt, più alimenti contenenti calcio, ad esempio? Sì, in parte il fabbisogno di calcio aumenta durante la gravidanza, perché come nel latte di mucca, il latte anche di donna è ricco di vitamina di calcio, per cui è necessario che questo calcio venga introdotto con l'alimentazione. Però non c'è bisogno anche qui di fare degli eccessi. L'importante è bere molto, perché la prima cosa, il primo effetto del fatto di bere poca acqua comporta automaticamente una riduzione del latte prodotto. Questa è la cosa. Questo è quello che è interessante, è che quello che la donna mangia in gravidanza il bambino lo assaggia anche lui. Ecco, infatti proprio di questo volevo parlare. Ma è vero che se ad esempio uno mangia delle cipolle, il latte prende il sapore della cipolla? Ci sono le sostanze di questo genere, tipo le cipolle, per esempio i broccoli, sostanze che sono molto caratterizzate, sì, sono ricche di polifenoli, di sostanze che hanno un po' un odore particolare che magari da adulti ci piace, ma insomma al bambino forse magari può tendere a far rifiutare poi il latte. No, ma anche in gravidanza sembra ormai accertato che il bambino ha la capacità di assaggiare questo, tra virgolette, gli alimenti che mangia la mamma, e di conseguenza poi durante lo svezzamento avrà meno problemi, per esempio, ad accettare di mangiare le verdure, per esempio. Ah, ecco, diciamo che si abitua durante l'allattamento, certo senso, viene sì, abituato ai sapori che incontrerà poi durante lo svezzamento. Certo. E soprattutto che le donne che fanno molto uso di cosiddetti cibo spazzatura, tipo merendine, sostanze fortemente ipercaloriche, eccetera, sono poi dei bambini che tenderanno a essere obesi, perché si saranno abituati a quei sapori e andranno a ricercare, e avranno proprio l'esigenza di nutrirsi con questo tipo di alimenti, a fare un eccesso di questo tipo di alimenti, insomma. Quindi mi raccomando, fate un po' un esame di coscienza, fatelo almeno per il vostro piccolo. Quindi le regole sono quelle, comunque sia, di una sana alimentazione che va bene per tutti e in qualsiasi momento, in tutte le stagioni. Ecco, però se voi non siete proprio abituati a mangiare così bene, almeno durante la gravidanza e durante l'allattamento, sforzatevi un po', perché ne vale appunto della salute e delle abitudini future del vostro pargolo. E guardate la bilancia. Ecco, soprattutto perché poi durante l'allattamento tutte si lamentano che prendono peso, ma è normale prendere peso oppure no? Ma normalmente anche qui, se la donna mangia in maniera corretta, non c'è bisogno di aumentare, come dicevo prima, il fabbisogno calorico. Per cui diciamo sono sufficienti un 200 calorie
consideriamo che quando, diciamo, si parla di 200 calorie, ecco, una zuppa di latte, una tazza con una zuppa di latte è fatta, insomma, ecco, non serve altro. Ecco, quindi non state ad ascoltare le vostre nonne, le nonne, quelle che vivono nei paesi ancora legate a queste tradizioni, che devi mangiare per due con queste cose grasse, il brodo di gallina, che so che, cos'è che danno, delle cose incredibili che soltanto a digerirle, eh sì, ce ne vuole veramente tanto. Aveva un senso nel 1700-1800, all'inizio del secolo, quando c'era la denutrizione, la gente mangiava malissimo e non si alimentava a sufficienza, e c'erano i cosiddetti alimenti poveri che gonfiano ma che non sono poco nutrienti, diciamo. Pensiamo soltanto all'uso che si faceva, per esempio, nelle zone dell'Emilia Romagna, della polenta. In tutto il nord c'era un eccesso di consumo, la gente mangiava polenta e basta, che dava il senso di sazietà, ma per quanto riguarda la nutrizione c'erano molte carenze proteiche, poi soprattutto per quel che riguarda la polenta. Quindi l'alimentazione è un aspetto da tenere molto in considerazione. Io invece volevo parlare un attimo prima di chiudere, certo, un'unica, diciamo così, precisa, una cosa, una notazione. Sì. E secondo la medicina tradizionale cinese, anche la medicina ayurvedica, per esempio, le sostanze si dividono in sostanze che prendiamo poco, raramente, ma sono molto potenti, come i farmaci in generale, e le sostanze che viceversa sono poco potenti ma che assumiamo sempre. L'alimentazione la ritengono un tipo di farmacologia. Certo, quindi l'assunzione è quotidiana. Invece per quanto riguarda il ferro, allora è vero che il bambino proprio in fase ancora embrionale ha bisogno, cioè la donna deve avere una supplementazione in ferro, perché i primi mesi di vita il bambino, visto che si nutre soltanto di latte, il latte, diciamo, che l'unica pecca, se così si può dire, l'unica carenza che ha è proprio nei riguardi del ferro, dovrebbe fare un po' una scorta? Sì, diciamo, il bambino se l'è già fatti durante la gravidanza, nel senso che il trasporto di ferro attraverso la placenta è un trasporto facilitato a livello fetale, per cui per esempio la quantità di ferro che c'è nel sangue fetale è molto più alta del corrispondente ferro presente nel sangue materno, perché proprio la natura ha provveduto proprio per a creare questa riserva, diciamo, a creare delle riserve, per cui le riserve il bambino se le fa durante il... E quindi riesce il bambino comunque sia a vivere bene in salute durante il primo anno di vita, che mangia prevalentemente solo latte? Sì, assolutamente sì. Questi sono i misteri della natura, no? Sì, perché proprio c'è un cosiddetto trasporto facilitato del ferro, come di altre sostanze, per esempio lo zucchero è un altro di questi, per cui se voi avete una glicemia di 100, il bambino c'era meno di 120, se la sideremia, cioè la quantità di ferro nel sangue, è di 80, il bambino c'ha 100-110. Certo. Perché c'è questo meccanismo un po' di, come dire, che la natura ha messo in atto proprio per prevenire le carenze di ferro, insomma. Ecco, io so, purtroppo, io dico purtroppo perché è inutile, non sta a noi parlare dei danni del fumo, perché ormai sono noti un po' a tutti quanti, però io so che ci sono dei medici che non vietano alle donne di fumare durante la gravidanza. Assolutamente sbagliato, cioè nel senso che i figli di madri fumatrici tenderanno ad avere bambini sottopeso, bambini prematuri, e soprattutto avranno dei bambini che avranno più problemi a livello scolastico e soffriranno più facilmente di asma bronchiale. C'è una ricerca molto carina che è stata fatta negli anni 60 sul fumo delle donne fumatrici, e si è visto che in questi casi il livello intellettivo delle figlie di madri fumatrici era più alto rispetto ai bambini. Quello che si è visto successivamente è che intorno agli anni 60 le donne fumatrici appartenevano alla classe agiata, alla classe, diciamo così, di elevato livello, per cui erano bambini che poi sarebbero stati più stimolati durante dopo la nascita. Quindi non era assolutamente legato al fumo. Non era legato al fumo, tant'è vero che quando poi le stesse statistiche sono state fatte intorno agli 80-90, quando in America il livello sociale delle donne fumatrici è prevalentemente di basso livello sociale, di poca diciamo anche formazione culturale eccetera, si è visto che in effetti i bambini hanno un quoziente intellettivo più basso. Ecco, ora dire quanto è l'ambiente, quanto è il fumo è un pochino più difficile, però certamente che non abbia un effetto positivo è un dato di fatto, perché questa,
questo livello più basso nei bambini figli di madri fumatrici si è riscontrato a parità di altre condizioni, per cui per esempio livello sociale, istruzione, eccetera. Certo. Per cui, evidentemente è legato proprio al fumo. Ecco, ma si può legare anche al fumo il fattore del quale abbiamo appena parlato, degli alimenti, nel senso che il bambino si abitua anche al sapore del fumo durante l'allattamento? Probabilmente per un fatto di analogia direi di sì. D'altra parte i figli di madri fumatrici, di padri fumatori tendono a essere a fumare di più rispetto ai figli di non fumatori, insomma. Questo come discorso almeno di tipo statistico. Quello che è certo è che l'ossigeno che arriva al bambino nelle madri fumatrici è più basso rispetto a quello delle madri non fumatrici, per cui già soltanto per già questo soltanto elemento questo. Abbiamo e poi nascono sottopeso, cioè c'è la differenza circa 3-4 etti, che non è poco, è chiaro, su un peso sono prematuri. Esatto. E invece per quanto riguarda l'allattamento, quanto è importante l'allattamento al seno materno? Direi tantissimo, perché da un punto di vista psicologico permette una maggiore integrazione diciamo, proprio nel rapporto mamma figlia. Per esempio si è visto che il fuoco, cioè il bambino non ha la capacità di mettere a fuoco come facciamo noi soggetti lontani, soggetti vicini eccetera, cioè avere quello che si chiama l'accomodamento. Mm-hmm. Noi adulti l'abbiamo, il neonato non ce l'ha ancora, lo deve, diciamo che è una macchina a fuoco fisso, direi. Uh-huh. Se posso usare questa immagine, ma il fuoco fisso del bambino è circa 20 centimetri, che guarda caso è la distanza tra la mamma, il viso della mamma e il viso del bambino che guarda durante l'allattamento. Beh, ecco, non a caso la natura non lascia niente al caso, molto studiato, ecco, direi. E poi possiamo dire che ci sono stati tantissimi studi anche qui, è emerso che i bambini, sembra proprio, non so se tu mi contraddici in questo, che i bambini allattati al seno risultano essere più intelligenti degli altri. Sì, sicuramente diciamo hanno sicuramente una maggiore stabilità emotiva, per esempio. Mm-hmm. Cioè, ecco, hanno migliore capacità di resistere agli stress, quindi cioè, indubbiamente stress poi va a influire sulla, esatto, sulla loro oddio, formazione. Anche lì non bisogna fare tirarla troppo per i capelli, nel uh-huh. senso che si può essere ottime mamme certo, anche senza allattare. Assolutamente, ci mancherebbe. L'importante è che quello che come fa la mamma durante l'allattamento, che è quello di accarezzare il bambino eccetera, venga fatto durante il, quindi importantissimo il contatto, esatto, il contatto non deve mai mancare, proprio quello fisico, pelle a pelle, il fatto di accarezzare il proprio bambino, massaggiarlo e tenerlo, insomma, ecco, come dicevi tu, contatto tra pelle e pelle, questo è importantissimo. Ma parleremo dell'allattamento anche in un altro appuntamento. È arrivato il momento di salutare e augurare un buon pranzo, per chi non l'avesse ancora fatto, ai nostri radioascoltatori. Quindi Umberto, dottor Zanetti, io ti aspetto nei prossimi giorni per andare avanti in questo affascinante mondo femminile e della gravidanza, dei parti, parliamo un po' di tutto, ma senz'altro tutti argomenti che interessano non soltanto le donne ma anche i papà più attenti. Bene, buona giornata. Buona giornata a tutti, appuntamento con la medicina, salute e benessere per domani, sempre 13:35, sempre su Radio Yes, la radio della città di Roma. Buona giornata. La trasmissione Medicina, Salute e Benessere è stata offerta da Convidian Italia.